Oh, finalmente dopo tanto tempo c'ho un po' di relax e fammi cazzi miei. No, quanto pare no. Mettiamoci al lavoro, va. Va bene. Ciao ragazzi, sono Antod e siamo qui a parlare di una nuova recensione di giochi che non si caga nessuno. Saranno 3 mesi e non carico un video, raga. È tipo troppo. Vabbè, parliamo di Our Dark Proposed. Questo gioco è un roguelike, uno dei generi che mi fa più bestemmiare principalmente, anche perché nonostante tu possa essere bravissimo, il culo. Cioè, devi avere culo se no perdi, punto. Non funziona così. Ma parliamo, allora, prima di tutto, il gioco ricorda tantissimo, tipo, no tantissimo, ricorda, praticamente è preso, spiccicato a The Binding of Isaac. Soltanto che sarebbe The Binding of Isaac se fosse disegnato da Tim Burton e ci fosse come protagonista una ragazza. Tutto qua. Il gioco all'interno ha una trama che non vi andrò a spiegare perché è talmente minimale che insomma fate una mezza ricerca sul web se proprio la volete approfondire, ma comunque viene spiegata a grandi linee anche all'interno del gioco nei primi 2 secondi, come The Binding of Isaac. Parliamo allora delle differenze tra questo e The Binding of Isaac. Prima di tutto è roguelike. È un gioco che comunque si procede a stanze, eccetera, eccetera. La cosa più carina è che qui puoi schivare i colpi rotolando e soprattutto che è mezzo GDR, vi spiego, il personaggio acquisirà esperienza uccidendo i propri avversari e quando salirà di livello, oltre ad un piccolo incremento base delle proprie statistiche, ma davvero qualcosa di ridicolo, tipo 2 punti a cosa, avrà la possibilità di scegliere tra 2 libri. E ognuno dei 2 libri che fanno riferimenti a libri veri, ma con il nome cambiato per inserirsi all'interno della trama, vi daranno dei potenziamenti o qualcosa di particolare. Quindi non solo dovete avere il culo per trovare i potenziamenti che vi lasceranno i boss, ma dovete avere anche culo durante il level up, perché vi potrebbe capitare qualcosa che vi aumenta la vita, che però non vi serve a niente, mentre vi potrebbe capitare qualcosa che aumenta la velocità d'attacco. E insomma, dovreste anche fare le proprie scelte, dovete ponderare le vostre scelte per carpire insomma l'essenza della vostra run e arrivare alla fine del gioco. Il gioco fa bestemmiare tanto tanto tanto, principalmente mi ha fatto bestemmiare più di The Binding of Isaac perché diventa quasi disturbante verso gli ultimi piani ed è davvero davvero carino. Il gioco è ambientato in una scuola dalle fattezze gotiche, in quanto è stata sommersa da questa nube che ha trasformato tutto ciò che c'era al suo interno. E come nemici, oltre agli studenti che vi erano all'interno, andiamo a ritrovare anche i classici oggetti. Ci ritroviamo dei boss che sono composti da banchi di scuola o cose del genere. Quindi, ragazzi, le atmosfere ci sono. Sembra tutto disegnato da Tim Burton, come potete vedere, ma è davvero qualcosa di carino. Io vi lascio una piccola fase di gameplay qua sotto. Qua sotto. Boh, vi lascio una piccola fase di gameplay così potete meglio capire l'essenza del gioco, ma sicuramente uno dei punti forti, oltre allo stile, sono le musiche, il fatto che è leggermente più GDR di The Binding of Isaac e il fatto che comunque questo schizzo di gotico a me piace tantissimo, ragazzi, quindi non lo so. Io vi lascio un breve gameplay adesso e ci vediamo al prossimo video.